È molto bello però vedere anche i bambini, cioè parliamo di Dante, i bambini sanno di che cosa stiamo parlando. La comunità di Ravenna si è ritrovata e riconosciuta in una manifestazione come questa, che era sia nuova e quindi uno si faceva delle domande, ma poi si è ritrovata appunto con tutta la comunità. Chi arriva adesso è deluso. Però è il messaggio che ti dice dov'è finito e lo stai cercando. È come Dante, sembra svanito, morto 700 anni fa, invece c'è ancora. Sicuramente è un'operazione molto, ma molto intelligente. Chissà che adesso in futuro non ci leghiamo un po' di più al sommo poeta. A far rivivere un po' questa piazza morta. Un Dante contemporaneo magari sarebbe stato contento, l'avrebbe trovata una forma d'arte. Non c'è un'altra persona paragonabile a Dante per fare una cosa del genere, assolutamente. Non esiste Ravenna. Cioè, altri personaggi sì, ma non è Dante. Dante è Dante, punto. E questa cosa qui dei bambini che in Piazza San Francesco i propri genitori abbiano potuto toccare con mano Dante in una maniera diversa dà il senso di libertà. E ci vengono da tutto il mondo a vedere i mosaici, però non possiamo paragonare Dante al mosaico. Cioè, vai a vedere la Basilica di San Vitale, vai a vedere Galla Placidia, rimani senza fiato, però Dante è un'altra cosa. Non lo vedo come una cosa negativa, lo vedo come invece portarsi a casa un pezzo di quella giornata e avere un ricordo alla fine, uno strappo. Eventi come la mostra Dante Poi al 700 porta a Ravenna in realtà un sacco di artisti e questo secondo me cioè da Ravennate è molto bello, è un'opportunità molto bella. Mi piace molto questa installazione, originale, creativa e tutti i bimbi che giocano finalmente di nuovo in piazza, è stupenda. Mi ha permesso di scoprire cose che non sapevo di Ravenna. Ed è stato come in un certo senso cercare anche me stessa, perché cercando Dante nei posti di Ravenna ho ritrovato alcuni pezzi di me e quindi grazie Dante.